Nella notte da San Silvestro a Capodanno è nevicato abbastanza. Il mattino del 1° gennaio poi il cielo era di un azzurro luccicante. Centinaia di cittadini sono convenuti nella piazza davanti al municipio dove il sindaco Lang ha tenuto il tradizionale saluto di Capodanno. Quest'anno Wangen festeggia i suoi 1200 anni. Il sindaco ha fatto vedere in ingrandimento un documento dell'anno 815. L'originale è conservato nella biblioteca del convento di San Gallo in Svizzera. In questo documento si legge per la prima volta il nome Wangen. Ecco il passo dove si legge Wangun intra due flumina, cioè Wangen tra i due fiumi che sono l'Argen di sopra e l'Argen di sotto. Alla fine 1200 palloncini sono saliti nel cielo blu. Un grande evento, sempre a gennaio, è stata la presentazione di una nuova edizione della storia di Wangen. Der ganze Berg zusammenpackt. Fest. Bitte sehr, wenn Sie einzeln jeweils ein Buch in die Hand nehmen. Un grande libro di 700 pagine, scritto dall'archivista Rainer Jentsch. Nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für das Entgegengebracht. Abbiamo festeggiato solennemente l'anniversario a marzo nell'Aula Magna della Waldorfschule, introdotto dal coro dei bambini delle scuole elementari. La loro canzone si riferisce alla città festeggiata. Ti regalo un arcobaleno. Il sindaco Lang ha illustrato, con una nota di umorismo, le caratteristiche di Wangen, nonché la collaborazione efficiente tra il Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale. Oratore ufficiale era il presidente del Consiglio regionale di Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, che sottolineava e lodava la disponibilità dei cittadini al volontariato, anche in vista dei 1000 profughi che Wangen fino alla fine del 2016 dovrà accogliere. Ihren Handbewegung solch eine Stadt kann nun wirklich sehr optimistisch in die Zukunft sehen. In diesem Sinn ad multos annus. Alla manifestazione hanno partecipato anche le città gemellate. Il sindaco di La Garenne-Colombes ha portato in regalo un busto della Marianne, simbolo della Repubblica, che si trova in ogni municipio francese. Sie haben einen sehr gut Oberbürgermeister. Da Prato era venuto un gruppo dello studio Danza 44 che ha eseguito della modern dance molto apprezzata. Ja.
haben Ihnen eine Tafel mitgebracht, Herr Oberbürgermeister. I presidenti delle due associazioni di Gemellaccio Prato Mangen, Wolfgang Tengler di Mangen e Maurizio Betazzi di Prato, hanno presentato la targa dedicata al Giubileo. Was drauf, und ich lese es was vor, dann der Herr Betazzi auch noch. Guten Abend. Gemeinsam feiern wir in Freundschaft und Brüderlichkeit zu unserem beidseitigen Glück das 1200 Jahre Stadtjubiläum von Wangen. Wangen, 20. März, die Partnerschaftsvereine Prato und Wangen. Il comune di Wangen aveva comprato un vino del Montalbano imbottigliato proprio per l'anniversario di Wangen, che alla fine della manifestazione è stato distribuito. Il programma ufficiale si è concluso con un evento musicale grandioso. Il compositore americano James Barnes ha scritto una sinfonia specialmente per l'orchestra di Wangen. Durante l'atto solenne del Giubileo di Wangen, la sinfonia ha avuto la prima mondiale diretta dal compositore in persona. Durante tutto il 2015 molte esposizioni e esibizioni hanno ricordato il giubileo della città. L'evento più grande è stato uno spettacolo storico su un avvenimento dell'anno 1389 che si trova anche dipinto sul muro di una casa, la difesa di Wangen contro Hans Truchsess di Waldburg. Sono stati soprattutto i numerosi fabbri di Wangen che hanno salvato la libertà della città medievale. Drammaturgo e regista dello spettacolo è stato il già menzionato archivista Rainer Jentsch e più di 60 cittadini hanno partecipato come attori e attrici. Nell'ambito delle festività del Giubileo si è svolto anche un torneo di calcio per gli Under 15. Da Prato è venuta una squadra di Mezzana. I pratesi delle sei squadre si sono piazzati al secondo posto.
rimaniamo al calcio. È tornata per la seconda volta la squadra aziendale della CAP a giocare contro una squadra del municipio di Wangen. Cioè la luce la voleva fare. Come si fa? Ale per... No, ho già trovato. L'anno scorso avevano vinto i pratesi. Quest'anno Wangen ha avuto la rivincita. Ora dobbiamo parlare degli studenti. Quest'anno abbiamo avuto un record. Più di 300 studenti pratesi sono venuti a Wangen grazie all'impegno della SIPO. Diverse classi hanno fatto il viaggio di vacanza, altre hanno frequentato un corso di tedesco, alcune invece hanno svolto un tirocinio in fabbriche. Alla Kinderfest, che è la tradizionale festa cittadina di fine dell'anno scolastico, erano presenti 65 studenti di Prato e di Montecatini. Prato ist wunderschön, ich durfte es vor vielen Jahren schon mal besuchen. Schön, dass auch ihr jedes Jahr eine Gruppe aufbringt, die mitlaufen am Kinderfest. Vielen Dank! Potevamo salutare anche tre preside, il professor Polini della scuola convenevole da Prato, il professor Giorni della scuola Cironi e il professor Gestri del liceo Copernico. La loro presenza è una conferma del nostro impegno per i giovani pratesi che imparano la lingua tedesca. Culmine annuale del nostro gemellaggio è la serata italiana ai primi di agosto. Nella piazza davanti al municipio i cittadini di Wangen insieme a più di 100 ospiti pratesi hanno vissuto una serata fantastica. Il presidente Wolfgang Tengler già l'anno scorso si era presentato con una camicia dai colori italiani. Allora, adesso vediamo. Jetzt werden wir mal sehen, was passiert. Er weiß von nichts. Lui non sa niente di tutto. No? Quest'anno, al collega dell'Associazione Pratese Maurizio Betazzi, Tengler ha consegnato una camicia con i colori tedeschi. Sono Partnerschaft gemacht. Questo è il gemellaggio, su un alto livello. Tre gruppi musicali pratesi si sono esibiti. Il gruppo femminile Nadia Gioia. Il coro Euphonios. Il saluto del sindaco Lang, un grande tifoso del gemellaggio. Dankeschön für das Kommen an unsere Freunde aus Prato. Benvenuti amici di Prato. Che per due serate ci danno il cibo, la pasta, il vino, il formaggio e naturalmente mein alter Freund Zeno. Manola, meine neue Freundin Manola. No, aspetta, ti voglio, fammi vedere anche questo. Ce l'è? Stasera un po' meno. E anche grazie a coloro che sono qui nello stand per darci e portarci le specialità della Toscana. Grazie mille.
Meloni e soprattutto ringrazia il signor Herman Spang che senza di lui non va niente in avanti. Grazie a signora Elena Bartolozzi, che rappresentante del Comune di Prato, che è la prima volta che è qui da noi a Wangen e prende l'occasione di parlare un po', dire un poche parole. Grazie. Buonasera a tutti, così come ringrazio tutti coloro che si impegnano e collaborano per portare avanti questo importante legame di relazioni umane. In der Altstadt nahe der Eselmühle. Wunderschön und Dankeschön an die Frau Wohl für diese tolle Idee. Als Dankeschön für Ihren Besuch und als Erinnerung an unsere Stadt. Dankeschön, Britta. Ci sono tante altre persone, appunto, Britta, Peter, Gabriele, Pamela e tutti gli altri, Ivanna, che partecipano a creare queste occasioni. Per noi il piacere maggiore è quello di vedere persone soddisfatte che partecipano alla serata. Edoardo Borchi presenta il suo ensemble DM. Forse voi pensate che questo anche il sindaco si mette a ballare nell'entusiasmo comune. Una visita a Wangen include sempre due o tre escursioni, per esempio sul vicino Monte Fenda, da dove si ha una bellissima vista sul lago di Costanza, con Lindau sulla riva tedesca, Bregenz sulla riva austriaca e la Svizzera su fondo. Ma anche senza escursioni Wangen vale una visita. Alla fine del nostro filmato vorrei soffermarmi un po' sulle fontane di Wangen. Non per niente Wangen spesso è apostrofata città delle fontane. Nella città alta molto amate sono le tre fontane in pietra. Davanti alla chiesa di San Martino si trova la fontana omonima. I rilievi raffigurano l'industria e l'agricoltura. La colonna è coronata da un'oca di San Martino, reggente lo stemma della città. La fontana di Santa Maria, che si trova nella Via dei Signori, prima in legno, oggi in calcare rosso, rappresenta un vero ornamento del nostro centro storico. Il forestiere, che una volta entrava in città e vedeva la Madonna sulla colonna, capiva subito di trovarsi in una città cattolica. Anche la fontana dell'Aquila risale al 400. Nel 1805 fu eretta la colonna coronata dall'Aquila regale e dallo stemma cittadino. Nella città bassa troviamo le fontane in ghisa. Una volta erano 17. Oggi ne sono rimaste 8, quasi tutte con decorazioni in stile neogotico.
Una fontana venne fusa nel 1789, anno dello scoppio della Rivoluzione francese. La piccola banda dipinta in blu, bianco, rosso ricorda la simpatia per quel avvenimento importante per tutta l'Europa. Per secoli le fontane fornirono l'acqua ai cittadini, finché nel 1888 furono introdotte le condutture idriche nelle case. A marzo, prima di Pasqua, alcune fontane vengono decorate con ghirlande e con uova colorate. In municipio c'è una mostra sulle uova dipinte e i visitatori possono osservare le varie tecniche degli artisti. Ogni espositore deve lasciare al comune come obolo un suo uovo decorato e così nel corso degli anni il comune è venuto in possesso di una bellissima collezione. Tra gli anni 80 e 90 è nata una nuova generazione di fontane figurate, per esempio la fontana della burocrazia davanti all'ufficio distrettuale. Un cavallo su una pila di pratiche e raccoglitori riversa l'acqua su personaggi come il presidente della provincia, il parroco, il poliziotto. Tutte le figure sono snodabili, una fontana da toccare dunque. Accanto alla chiesa del Santo Spirito vediamo una colomba come simbolo dello Spirito Santo. Un forte contrasto sono i passeri che litigano per lo sterco dei cavalli, che una volta qui passavano tirando il carro con le botti di birra caricate nella vicina fabbrica. Vicino al fiume Argen ci sono da visitare ancora le antiche sale del bagno pubblico della nostra città imperiale. Qui vedete la fontana che raffigura una donna ritratta nel gesto di dare una lavata di capo ad un uomo che tenta di difendersi. La fontana accanto al municipio rappresenta il detto secondo il quale dei sei algoviani accatastati l'uno sopra l'altro, quello sotto è così sornione come quello sopra. Tra i vari personaggi anche l'ex sindaco Leist, che ogni tanto riversa sui passanti ignari un getto d'acqua. Qualität hier ein alter Hinweis. Es gibt ja, es gibt Spätzle und Knöpfle. Presso il vecchio mulino ad acqua, detto mulino dell'asino, si trova la fontana omonima. Le figure della fontana ricordano una favola di Esopo, il cui protagonista è un asino. Un contadino e suo figlio un giorno vanno al mercato con il loro asino. La gente che li vede ha sempre qualcosa da criticare. Quando vanno a piedi invece di cavalcare l'asino, quando il figlio cavalca e deve andare a piedi il vecchio, quando il padre cavalca e il piccolo deve andare a piedi, soprattutto quando entrambi cavalcano l'asino.
Alla fine padre e figlio portano l'asino al mercato e lo vendono per avere la loro pace. La morale della favola? Non si può andare bene a tutti. E così bisogna tentare di restare fedeli a se stessi. C'è una specialità di questa fontana. Il venerdì di carnevale, dalla fontana invece dell'acqua esce il mosto, mosto dei meli. Ma è buona anche l'acqua di Wangen. Allora, prosit. Alla fine ci richiamo sulla piazza del mercato dei maiali, dove troviamo la fontana di Antonio. Sant'Antonio eremita è noto come patrono degli animali domestici. È molto commovente come il santo stende la mano protettrice sulla scrofa madre, mentre i maialini sono difficili da tenerli insieme. Questa fontana è il più amato soggetto fotografico di Wangen. Non c'è comitiva, non c'è classe che non vuole essere fotografata con Sant'Antonio e i suoi maialini. E così alla fine della nostra retrospettiva mandiamo i nostri auguri per un felice anno nuovo con questo maialino portafortuna da Wangen. Però, prima di terminare questa retrospettiva definitivamente, vorrei aggiungere alcune immagini del nostro mercatino natalizio, dove due cuori pratesi si sono esibiti, il coro di San Paolo, diretto da Camilla Campanile, e la corale San Francesco di Galceti, diretta da Paolo Fissi. I cori erano alloggiati, come già altri gruppi pratesi, a Wigratsbad, luogo di pellegrinaggio vicino a Wangen, che è un albergo accogliente e un santuario molto moderno dove i cori pratesi hanno cantato la seconda domenica dell'Avvento. La sera alla Stadthalle di Wangen c'era un concerto trasmesso direttamente sull'internet, una premiere per la Stadthalle. La Corale San Francesco si è specializzato in musica da film. Le melodie cantate erano accompagnate dalla proiezione dei relativi film. Il coro di San Paolo, alla fine della sua parte, ha salutato gli spettatori con un simpaticissimo bacione a Wangen.